Dirà che si che fa bordello. No! Buonissimo. Lo fai retromarcia. Ma che strana è? Fai retromarcia. Ok, ok, calma, ra. Respira, ra. No! Chiami Lorenzo. Perché cosa gli dico? Siamo dei... Prendere le luci. Oh ragazzi, ciao. Come potete vedere lo studio è tutto spento, a parte questa stanza perché l'ho accesa io. Anche la stanza di Lore è spenta. E adesso sta per arrivarmi il cibo, solo che qua ci sono un po' di rifiuti da buttare via, che andremo a buttare adesso. Ok, molto bene. Non male. Comunque non so se vi ricordate loro, ma naturalmente il Natale è finito, quindi stanno belli bloccati. Semplicemente l'unica cosa che è rimasta da questo Natale è l'albero che, tra l'altro vi svelo un segreto, è fatto solo davanti, dietro è tutto spoglio, senza cose, e avremmo dovuto mettere una stella. Ad ogni modo, devo riordinare un po' qua prima di mangiare, perché anche sul tavolo c'è troppa roba. Sinceramente questa cosa mi dà fastidio. Ma in teoria il telefono così non dovrebbe cadere. Ah, qua ci sono lattine che sono aperte ma non finite, quindi penso che le potrò andare a buttare. Io questa roba la odio. Tra l'altro non so se sentite di là che zio che fa bordello. No! Ma perché sta urlando così tanto? Che sta facendo? Adesso vedi. Ma che stai facendo? Ma stai vloggando? Sì, in realtà. Ciao. Ma che... Ok, vabbè. Una domanda, tu cosa vuoi mangiare quindi? Perché non ho capito. Ho appena ordinato un sacco di cose schifose. E cosa hai ordinato? Vuoi saperlo? Perché ti faccio la lista. Certo. Allora, intanto chiedo scusa alla nostra audience perché mi manca un po' la voce. Vabbè, cose che succedono. Patatine fritte, crocche di patate, 3 porzioni di nuggets, 2 di buffalo wings e ketchup e acqua naturale per rimanere in... Sì. Ah, aspetta, la ragazza con cui stavo giocando ha quittato a poker perché le ho fatto il culo. Ok, quindi apparentemente anche mio cugino ha deciso di mangiare. Tra l'altro vi devo spiegare una cosa, io sono rimasto un attimo bloccato con il computer perché per forza di cose sono successe delle cose e io non posso al momento registrare da PC, sono fermo, ed è il motivo per cui sto facendo questo vlog, perché non caricavo da un paio di giorni e sinceramente questa cosa mi iniziava a dare fastidio perché non ho ancora trovato un modo per risolvere questa situazione, e quindi è il motivo per la quale sto facendo questo vlog. Ma potremo cogliere l'occasione per cercare di capire se questi vlog vi piacciono, quindi fatemelo sapere nel dubbio. Alberto, gioca GTA Vice City. Va bene. A posto. Ok, devo cambiare controller perché questo non andava. Penso che mi metterò a giocare un po' a GTA e aspetto che arriva il sushi. Allora, aspetta. C'è una cosa che però non mi va a genio. Ok. Voilà. Ora sì che ci siamo. Allora, un attimo. Oh, scusi. È arrivato il sushi. Ciao. Sì. Buon lavoro. Che stai facendo qua? Come? Che è un ufficio questo. Ufficio, volevo dire. Un ufficio particolare. Ma che cazzo? Posso dire che sono scioccato dalle domande che fanno? Che cosa state facendo qua? No, guarda, se vuoi ti dico che siamo tutti quanti degli youtuber, che stiamo qua, ti do anche l'indirizzo, così ce li facciamo bussare a casa. Meglio che mangio. È arrivato anche il cibo di Alberto, mi sa, vero? Sì, aspetta che... Ok. Allora, questo è di Alberto. L'ho presa, adesso dovrebbe arrivare qua, in teoria adesso mangeremo assieme. E intanto mi posso continuare a gustare il mio splendido sushi. Buonissimo. Spettacolo. Buonissimo, sashimi. Paradisiaco, quello col salmone, cioè quello col Philadelphia. Sono in paradiso, delizioso. Penso che il sushi sia il mio cibo preferito. Io ho finito il sushi. Alberto ha un problema. Non ha ancora mangiato perché ha perso una collana. And he's trying to look for it. Yeah. And trying to find it, but... I don't know where he, where she...
Where it is, it's an object. Ciao raga, sono in macchina con... Abbiamo sbagliato strada. Inizia benissimo questo video. Stanno litigando perché hanno sbagliato strada. Quindi molto bene. I don't know guys. Stiamo uscendo dall'autostrada. No, Jay, devi tornare indietro. Ah, io ragazzi per questo video avevo in mente un altro titolo. Non ci siamo persi per la Sicilia. Oh, quindi se possiamo riprendere. Fare? Madonna, ma che strada è? Vabbè, comunque il piano iniziale era di andare all'Outlet Village. Sì. Hai visto come sono studiato, che so pure il nome perfetto, perfetto. Non l'avresti saputo mai la prima volta. Si trova non a Enna, perché noi stiamo andando a Enna, vicino a Enna. E insomma, sì, praticamente i ragazzi hanno detto che vogliono fare un paio di acquisti. E quindi penso che ci lasceranno tutti quanti i loro soldi. Ma io sono più furbo di loro e anche un po' più povero. Adesso stiamo facendo una manovra marcia in autostrada. Ora stiamo facendo una manovra particolare che non vi farò vedere, perché non voglio che i vostri genitori prendano esempio da questo video. Perché no, non siamo in autostrada, siamo in una stradina chiusa per sbaglio. No, però dico, a prescindere, bisognerebbe andare dall'altro senso, perciò, sai. Ma è chiusa, come vabbè, ma non, infatti, però comunque a prescindere vorrei dare l'esempio migliore che posso dare, perciò non facciamo vedere questa manovra molto discutibile che stiamo facendo, cosa che io facevo personalmente solo su Need for Speed. Lo fai retromarcia. Ma che strada è? Fai retromarcia. Aiuto. Dobbiamo per forza fare retromarcia, non c'è alternativa. Madonna. C'è un cristiano lì. Mi sento male. Ok, ok, calma, ra. Respira, ra. Chiami Lorenzo. Ma cosa gli dico? Siamo dei ok, ragazzi, abbiamo in teoria ritrovato la strada, quindi non siamo più persi nel mezzo delle campagne siciliane. Ok, una bomba. Cosa c'è? Una bomba. Ma sì, stiamo andando bene, dai. Gli altri sono già arrivati, probabilmente Lore e Alberto, quindi ci sta. Cosa vuol dire? Va bene. Perché c'è la bandiera rossa? C'è tipo la gara sospesa come in Formula 1. Certo, dopo quello che abbiamo fatto. Ha fatto l'incidente Leclerc? No, speriamo di no. Ragazzi, segna un attimo, non ero di servizio, che Robby è andato in bagno. E adesso Jenny sicuramente non resisterà ai pensieri intrusivi. Sicuro al 1000%. Ma in realtà, boh, non lo so, sono bellissimi comunque. Raga, in teoria siamo arrivati, stiamo cercando parcheggio, stiamo cercando gli altri che sono arrivati tipo da mezz'ora, però ci siamo. Ah, Paris, bello Paris. Comunque non ci sono mai stato io qua, Non ci sono mai stato io. È bello? Sì. Ok. Allora, qua ci sono io, qui ci sono le ragazze che stanno facendo acquisti. Sì, sì, ora vado a vedere un pochettino cosa stanno facendo pure gli altri. Guarda, lei non ce li ha. È vero, scoperte. Coat in 1080p. By Ange, letteralmente. Non credo che lo sia. Quindi Ange, per te. Ma non mi piace questa. Ma guarda che pantaloni grandi li ha. Il tuo figlio. Non ho capito perché i ragazzi non possono mettersi tagliamo, le cose rosa. Tagliamo tutto, tagliamo tutto. Quindi ci starebbe bene. Eccolo qua, è arrivato. Il pezzo proprio di sterco. Hai trovato nulla? Il bro non ha trovato nulla. Mio cugino. Non mi piacciono queste scarpe sinceramente. Non ho nulla di particolare. Cosa state cercando, ragazzi? È scontato però. Cosa state scontato? Cosa state cercando? Vlog nel vlog. Ok raga, siamo finalmente a pranzo. Siamo usciti poco fa, abbiamo fatto un giro e penso che fra poco andremo, una volta finito di mangiare, di nuovo in altri negozietti e magari non l'ho ripresa da sotto il naso. Così. Magari vi farò vedere altre cose. E niente, adesso vi farò vedere un po' cosa mangiamo. Ma senti, io? Tutto bene, Ro? Ti senti bene? Dammi la telecamera. Aspetta, devo riprendere prima Jenny, perché devo capire cosa ha preso da mangiare Jenny. La zuppa di legumi. No? Un'insalata di pollo. Di pollo? Alberto? Io ho preso un toast. Un bello toast. Allora è arrivato questo. No, okay. Questo è un tagliere di Arne. Ma io non ho capito. No. L'antipasto. Sì. Rore, questo è un tagliere. È arrivata la zuppa di Jenny. L'insalata di Ro. Il sandwich di Alberto. Allora è arrivata la pasta. Sì. A me è arrivata la pasta. E qua c'è la mia pasta bellissima. Che faccio? Non lo filmo il momento dell'assaggio. Cioè, ormai è da tradizione. Perché da quando che faccio il video delle fiere che vado a mangiare in giro. Mmm, 10 su 10.
Alberto?